cosa. Questa prima batteria di qualifica prenderemo nota del primo tempo di riferimento, ricordiamo i primi 12 tempi, i migliori 12 tempi parteciperanno al finale. Molto vicini tra loro, vediamo 21-6-43 e partenza regolare per questa seconda batteria. Sono molto vicini tra loro, così la prima vista, vediamo la parola. 21-220 e 20-645, no? Vediamo la partenza, solamente Giulia Marelli. E Giuli! Vediamo subito l'arrivo. 20-286. Partita Agnese Rignoni della Polisportiva Bellusco, pareggia da sola nella partenza Alessandra Passoni della Roseto Menate, con il passaggio di mezzo giro, ultima curva, il tempo 20-704. Partite, questa volta sono entrambe presenti, Isa che muove su Pia Pavel. Sono vicinissime così fisicamente, vediamo l'ultima curva. Vicinissimi anche i due tempi, abbiamo 21-862 per Gattamata Lisa e 21-846 per Sofia Valle. Partite, Cicchine Arianna, Red Black Roller Team e Groppi Nidola Sofia, Patinaggio Carona, Jeff Giuseppe. Con l'arrivo Cicchine Arianna chiude in 21-203, Groppi Nidola Sofia chiude in 22-219. Partenza regolare. Vantaggio deciso a Iello, vediamo l'arrivo, sì, è decisamente in vantaggio, vediamo il suo tempo 20-654 per Iello e 22-458 per Matilde Veroni. Termina in 21-650, mentre Bianchi Chanel è a 22-527. È
partita regolarmente. L'atleta dello skating rock gareggia in solitudine questa volta. Vai Viola! Ultima curva. Il tempo è di 23.622. Primi 100 metri, ecco la ultima curva, vediamo il tempo. Va bene, Elisa Piumelin, 23.364. Vediamo l'arrivo. 22.147 per Crespi Alessia, 22.502 per Mazzara Elisa. In position. Partenza valida. Ha un vantaggio visivo per Sara, ha passato nel mezzo giro e già sta uscendo dall'ultima curva. Vediamo il suo tempo, 20.253, è uno dei tempi migliori se non il migliore, 23.490 per Artemisia Romagna. Partite. Vediamo un vantaggio della Background Skating in questo momento all'uscita già dell'ultima curva. Vediamo al traguardo. Il tempo è di 22.122, mentre Chiara Maggiò chiude in 24.600. Vantaggio in questo momento la curva di Cassano, vediamo l'uscita dell'ultima curva, il suo tempo è di 20.716, 22.264 per Conca Cecilia. Batteria qui. Partita. Veloce ed è in vantaggio certamente al passaggio del mezzo giro la lega passando di andare Giussano, vediamo proprio all'arrivo il suo tempo di 21.344, Allegra Chiara chiude in 24.261. Non parte via piena, quindi solo Asia Bayer. Passaggio al mezzo giro molto veloce, facciamo attenzione al suo tempo che ha di essere interessante, 20.421 per Asia Bayer. In position
sembra prendere qualche centimetro di vantaggio sulla sua avversaria diretta, l'atleta Gambretta, che ci sta uscendo adesso dall'ultima curva. Vediamo il suo tempo, 22.301, 24.711 per Elisa Rovati. In position. È partita abbastanza tranquilla, ma anche all'aria per il suo giro di qualifica. È un passaggio piuttosto veloce ai 100 metri, vediamo il suo tempo, 21.068. In position. Partite. Dai Gaia! Prende qualche metro di vantaggio, qualche centimetro di vantaggio sulla sua avversaria. Dai Gaia! Passa via Gaia. E adesso la ultima curva, vediamo. Il suo tempo è di 21.866. 25.098 invece per Droppini di Montoro. Sono molto vicine le due atlete al passaggio della metà gara. Vediamo i tempi. 22.127 per Ortuso Gaia, 22.500 per Napolitano Matilde. In position. Partenza molto veloce. Facciamo attenzione ai tempi, a questo tempo passa a mezzo giro velocissimo a Pablo Sara, recentissima medaglia di Amidoro, chiude in 20.363, mentre Gualtieri Cora fa 21.825. Grazie.
22.995 per Costa Maria Sole, 23.865 per Lodiciliano. Vediamo con che tempi si chiuderà questa qualificazione. 21.976 per Orlando e 22.577 per Pagliari Serena.